Buonasera, eccoci di nuovo a questa straordinaria avventura che è Poietica, dopo il successo di ieri sera con il professor Goldin in colloquio con il professor Pozzolo. Non possiamo che essere felici, orgogliosi e dare a tutti voi il nostro ringraziamento più genuino e puro, perché senza la vostra presenza Poietica non avrebbe modo di essere, di esistere. Questa sera continuiamo di nuovo la cavalcata, questo tuffo nella bellezza, la bellezza dell'ecosistema, la bellezza che va in qualche modo curata, preservata. Abbiamo qui due ospiti di cui noi ci pregiamo di aver invitati, di essere nostri ospiti in qualche modo. Il professor Barbera che dialogherà con il professor Francesco Spada. Affronteranno un argomento quale quello dell'ecosistema, della natura, partendo da un dato di fatto. L'ultima pubblicazione del professor Giuseppe Barbera, pubblicato appunto dal Saggiatore, intitolato Abbracciare gli alberi. Sinceramente da tra virgolette ignorante in materia, leggendo questo libro vi dico che ne sono rimasto straordinariamente affascinato, perché non è un libro prettamente scientifico, ma è un libro che riesce a coniugare l'aspetto scientifico con quello umanistico, è ricchissimo di citazioni e di riferimenti ai testi classici, greci, latini, ma anche alla letteratura non solo italiana, ma anche quella europea del Novecento e anche contemporanea. Vi aggiungo anche che questa mattina il professor Barbera è stato ospite del liceo, dell'Istituto Superiore di Liceo Scientifico e Pedagogico di Boiano, grazie veramente alla collaborazione e alla sensibilità del professore Umberto Di Lallo, e forse ve lo dirà più tardi, alle due ci siamo scambiati qualche parola e ne è rimasto veramente affascinato. Insomma, questo è il Molise che a noi piace. Invece il professor Spada domani mattina sarà ospite del Leopoldo Pilla di Campobasso, del commerciale Leopoldo Pilla di Campobasso, con i ragazzi di alcune sezioni, grazie anche qui alla sensibilità straordinaria della professoressa, del dirigente scolastico, professoressa Rossella Gianfagna, che io voglio ringraziare insieme a Umberto Di Lallo, così come ho fatto il nostro primo incontro, questa è la grande novità di Poietica di quest'anno, il nostro caro amico Gian Portante è stato ospite del liceo scientifico Romita, anche lì grazie alla sensibilità della dirigente scolastica, mia dirigente, dottoressa Anna Gloria Carlini. Bando alle ciance, vi dico due informazioni necessarie per collocare la presenza dei nostri ospiti. Partiamo dal professor Francesco Spada. Il professor Francesco Spada è stato professore associato presso il Dipartimento di Biologia Ambientale della Facoltà di Scienze dell'Università La Sapienza di Roma, come docente di botanica sistematica ed ecologia vegetale. È stato presidente della Società Botanica Italiana del Lazio, ricercatore tuttora e ricercatore ospite presso l'Università di Uppsala in Svezia, ed è tra gli autori di una importante pubblicazione che quest'oggi è peculiare alla nostra tematica, Comunicare il paesaggio, parole chiave per un dialogo transdisciplinare. Invece il professor Barbera è professore di colture arborea all'Università di Palermo, con i suoi libri di storia naturale ha vinto numerosi premi, tra cui il prestigioso Grinzani Cavour per un libro intitolato Tutti i frutti, viaggio tra gli alberi da frutto mediterranei, fra scienza e letteratura,
pubblicato da Mondadori nel 2007, e poi per il FAI ha curato il recupero della Colimbreta nella Valle dei Templi e del giardino Donna Fugata nell'isola di Pantelleria. Fa parte del comitato scientifico della Fondazione Benetton Studi e Ricerche. Ci vediamo domenica con Pupi Avati. Buona serata con il professor Barbera e il professor Francesco Spada. Grazie a voi, buona serata. A me? Io allora, no, inizio dicendo soltanto, sì, le domande le fa lui, all'inizio almeno, poi forse le farò anche io a lui, ma voglio... Approfitto, per, avendo il microfono in mano, per, non solo per ringraziare Poietica, anzi soprattutto per ringraziare Poietica di avermi portato in Molise, di avermi portato a Campobasso, di avermi permesso, ieri arrivando in treno da Roma e oggi andando a Boiano per questo bellissimo incontro con gli studenti, di trovarmi in un paesaggio che non sapevo, era la prima volta che vengo, che non sapevo, non immaginavo così ricco di alberi. Credo che sia, da questo punto di vista, un paesaggio davvero unico e straordinario, e presentare il mio libro in mezzo a tanti alberi, circondato da tanti alberi, è davvero un piacere, quindi sono grato a Valentino e a tutta la struttura di Poietica per questo invito. Ma adesso... Ringrazio anch'io dell'opportunità, non è di tutti i giorni poter essere presenti a commentare un'opera di questo calibro. E proprio da qui vorrei prendere la parola sulla questione che più mi ha affascinato e nella lettura del libro, alla quale non ero riuscito a dare una risposta, per cui la chiedo all'autore. Lo dovrei rivedere e leggere forse dalla fine, come si dovrebbe fare molto spesso per i libri, per capire quale sia stata la trafila delle premesse che ha portato alle frasi finali conclusive e alla scenografia che sei riuscito a creare nelle ultime pagine dell'opera. Ora, cos'è che ha motivato questo titolo, Abbracciare gli alberi? Da una parte il mio interrogativo è basato sulla... la fascinosità dell'abbraccio agli alberi, perché ricorda certe topiche dei movimenti ambientalisti, soprattutto degli anni 70, non quelli primi. Ricorda le leggende indiane che hai citato, di questa lotta degli himalayani per salvaguardare le loro vallate. Ma mi viene in mente, è questo il motivo o è per caso quello che tratti altrettanto doviziosamente nel libro, e cioè la trascendentalità del rapporto fra uomo e albero, nel senso che nell'albero tutte le civiltà, le religioni sciamaniche si sono identificate, nelle radici a terra, nell'oltretomba e la chioma nel cielo. Ecco, a questo interrogativo non sono riuscito a dare ancora risposta. Aiutami. Parto dall'inizio, dalle prime parole che hai detto, quando hai fatto riferimento che i libri bisognerebbe leggerli dalla fine, per dire che è un complimento più caro, forse anche più vero, che mi è stato fatto per questo libro, è quello di una persona, non ricordo chi, che mi ha detto che il capitolo più bello era la bibliografia. ne sono convinto perché scorrendo l'elenco degli autori che cito, che uso, che mi hanno ispirato, trovate di tutto, cioè trovate dai testi classici della letteratura scientifica legati all'arboricoltura, a Omero, alla musica dei Doors, alla Bibbia, alla letteratura contemporanea, trovate di tutto. Perché, come dice la citazione che introduce la bibliografia, no? È una citazione di Thoreau, quindi non di Walden, ma di un suo libro che Camminare,
che dice, rispose a qualcuno che in questo modo, dicendo qual era il luogo dove in quel momento lavorava, disse: questa è la mia biblioteca, evidentemente guardava i suoi libri, ma il mio studio è lì oltre la finestra, e lo studio era il bosco. E allora questo è un libro che nasce dal lavoro e dalla passione per gli alberi e la loro coltivazione. Io sono un agronomo, quindi coltivare gli alberi è il mio lavoro, è quello di insegnare o di ricercare a coltivare gli alberi, ma anche da una passione che non è, che forse è più comune, voglio dire, di quanto lo sia quella dell'arboricoltura, che è quella della ricchezza della letteratura, dei tanti stimoli che ho trovato nella letteratura, ma anche nelle altre arti. Citavo la musica, parlando dei Doors, ma anche la pittura, eccetera, i tanti riferimenti che ci sono agli alberi. E abbracciare gli alberi non è, anche se ne ho un grande rispetto culturale, perché non fa parte della mia esperienza personale, non è in alcun modo un riferimento diretto, uno stimolo diretto a qualcosa che ha a che fare col misticismo, con le antiche religioni, le nuove religioni, questo gesto che è frequente dell'abbraccio con gli alberi e che trova molti riferimenti anche nelle poesie, per esempio, no? Rilke, ne cito una di Rilke che è molto bella, che dice: questo modo di sentirsi trasportati dall'altra parte della natura. Per me abbracciare gli alberi è esattamente il senso che noi diamo all'abbraccio, un segno di affetto, di condivisione, è in modo specifico, se posso, continuo perché hai fatto riferimento a questa leggenda che non è tanto una leggenda, è una storia, ho sentito, c'è stato anche qualche anno fa un evento del genere, sì. Era stato inscenato, sì. Proprio a ricordo di questa che è diventata questo dell'occasione storica, gli alberi, sì. Che è diventata poi una pratica corrente, sì. Nei movimenti ambientalisti. Le vicende della Turchia di Giza Park vedono, ecco. Prima della tragedia che si consuma, vedono anche il tentativo di salvare quel parco attraverso l'abbraccio. Nasce, e lì è una delle due ragioni, la seconda è molto più breve, sulla prima ti chiedo ancora qualche secondo, nasce da questa vicenda di questa etnia, di questo popolo sudhimalayano che vive grazie, che la cui economia, la cui vita è dovuta alla coltivazione di un albero, una leguminosa, una prosopis, una leguminosa arborea, chiamata anche nei testi di botanica carrubo orientale, sì, qualcosa carrubo del genere, sì, no? Sì. Perché come è una leguminosa, appunto, come il carrubo Bacello produce edule, ha questi frutti eduli che sono molto utili, necessari per far vivere delle capre. Queste capre costituiscono poi i loro prodotti, il cespite principale di questa etnia. Questi alberi stavano per essere interamente tagliati, questo bosco che apparteneva a questa etnia, dal Marajà, sì. Del villaggio della città vicina, che aveva bisogno di legno da ardere per cuocere i mattoni che avrebbero costruito la nuova o più grande reggia. Riuscì a tagliarne alcuni, però la seconda volta che i suoi uomini andarono lì, trovarono le donne del villaggio abbracciate, esatto. Agli alberi, perché erano le donne a curarsi, a prendersi cura di questi alberi. Nonostante questo, gli alberi furono tagliati e le donne furono giustiziate, 200 e più, sì, e più morti, 30, una cosa veramente. 230. Da lì nacque poi una pratica e un movimento che fu ripreso dal pensiero di Gandhi, sì, della pratica pacifista. Il movimento si chiama CIPCO, che significa in indiano, in qualche dialetto indiano significa abbracciare gli alberi, e questo è uno degli stimoli. L'altro
è invece quando lessi un pezzo della biografia di José Saramago, il poeta e lo scrittore portoghese, che era premio Nobel alcuni anni fa, molto recente, morto recentemente, che raccontava di origini contadine, che raccontava di suo nonno, che quando capì che la fine era vicina, chiese ai suoi familiari di essere portato in giardino in modo da poter abbracciare, salutare gli alberi, ed erano alberi da frutto, l'albicocco, il pesco, un mandorlo, con i quali aveva vissuto insieme. Li voleva salutare e l'abbraccio era il modo giusto per farlo. Quindi c'è questo collegamento. Quindi questo collegamento c'è, sentimentale. Sentimentale è la parola, che accetto ben volentieri. Che ho apprezzato anche il riferimento alla passione. Ciò che ci porta a questo tavolo in realtà è un denominatore comune, anche se proveniamo da scuole diverse di atteggiamento culturale nei riguardi della natura. Tu incanali la passione estetica nella arboricoltura, nell'agronomia. Io incanalo la passione estetica, identica alla tua, che mi attrae soprattutto agli alberi, più che ad altre specie vegetali, però nella loro assortimento naturale. Non sono non intervengo, non sono un agronomo. Li studio il loro associarsi in natura, sono incuriosito da questo, perché tu stai sempre con quell'altro. Però ciò che ci accomuna è la passione. Quindi arrivo a capire ora che in realtà questo abbracciare gli alberi ha questo sottofondo simbolico e non si rifà necessariamente, come era il mio interrogativo iniziale, alle conoscenze o alle assunti dell'atteggiamento sciamanico, quello di identificare nell'albero anche l'individuo stesso. Sì. Mi viene in mente un'altra cosa, una curiosità, l'abbracciare gli alberi in questo senso, quello che hai citato ultimo, è un qualche cosa che è sopravvissuto in Scandinavia, dove io vivo da come pendolare, avendo la famiglia lì, da mezzo secolo. Fino agli anni 40 era pratica abbastanza consueta per curare le malattie dei bambini, soprattutto farli passare attraverso una biforcazione di d'albero, soprattutto i pini, oppure se esistesse una cavità, introdurli nella cavità e farli uscire dall'altra parte, come se l'albero in questo senso contenesse e trattenesse le malattie o il malocchio. E questa pratica so che esisteva anche nell'Italia del passato. Ora forse non è stata descritta dagli etnografi, ma ne ebbi una traccia qualche anno fa proprio nei dintorni di Mondragone, dove vidi un pino in cui era stata aperta una, con l'ascia, rozzamente, è stata scavata una cavità. Nella cavità ovviamente la resina colava e un'immagine della Madonna era stata rozzamente dipinta all'interno, in modo tale che le lacrime della resina coincidevano con le lacrime potenziali della Madonna. Quindi questo tipo di sacralità era tuttora viva, è tuttora viva forse in modo occulto, nascosto, vietato nell'Appennino. Quindi ti ringrazio di questa indicazione che trascende dal semplice gestualità dei movimenti ambientalisti, perché oggi incatenarsi agli alberi è uno dei modi per impedire alle compagnie di esbosco di intervenire. Negli ultimi due anni nell'isola di Gotland si doveva aprire una nuova cava di calcare e gli attivisti si sono incatenati. Certo. Mi hai fatto, diciamo, io ricordo nel libro come in questo senso, in qualche modo, il riferimento appunto al rapporto tra uomo e albero viene rafforzato e semplificato. Ricordo due cose in modo particolare, mi soffermo su due aspetti. Uno è il rapporto tra gli alberi e i bambini, no? Che è un rapporto fortissimo che stiamo perdendo. Giovani di volto.
adesso i bambini siamo tutti, la mia generazione chi ha la fortuna di vivere ancora a contatto con i campi, con i giardini, con i boschi, ha il grande piacere di arrampicarsi su un albero, sì. No? E quindi di avere questo rapporto fisico, letteralmente. Sì. Fisico, l'arrampicarsi sull'albero. No, arrampicarsi sugli alberi. Ti descrivi con dovizia. No, con dovizia, perché poi aneddoti. Trovi aneddoti di tutti i tipi sull'arrampicarsi, certo. Sull'arrampicarsi sugli alberi. E questo è un aspetto, ma l'aspetto sul quale, che poi un po' anche l'avvio del libro, è la nascita, l'albero e la nascita delle religioni, la dendrolatria, come alcuni storici. Bellissimo conio tuo. No, non è mio. Non è tuo, però lo riprendo, era occultato, lo riprendi e da questo momento in poi lo riestendi. Qualcuna di quelle letture cui diceva all'inizio, ne parla così, perché le ragioni sono quelle che ricordavi delle pratiche sciamaniche. Questi esseri giganteschi, ricordiamo che una sequoia arriva a 120 metri d'altezza. Sì, ma anche le nostre querce del passato dovevano essere... No, sono quelle che ancora oggi incontriamo, queste vediamo, questi esseri che hanno un'età che adesso in alcuni casi riusciamo a datare grazie alle pratiche, ai diversi sistemi, non entro nel merito, ma che per un uomo primitivo, come si dice, erano esseri senza tempo, che c'erano da sempre e che sempre ci sarebbero stati. Con questa paura che Fraser, il grande antropologo, ricorda, diciamo, il grande raccoglitore di dati, ricorda che dice ci sarà stato un momento in cui l'uomo, guardando gli alberi spogliarsi in autunno delle foglie, avrà pensato che il mondo, la coscienza dell'uomo in quel momento era giunta al punto da pensare che il mondo stava per finire, la natura stava per morire. E avrà passato, l'idea è suggestiva, poi chissà com'è andata, chissà com'è andata naturalmente, avrà passato l'inverno pensando che la natura non sarebbe mai più tornata. È arrivata la primavera e invece la resurrezione, la natura risorge, eccetera, eccetera. E questo, da qui l'inizio della dendrolatria e poi tutte le storie di cui veramente la letteratura mondiale, direi, è piena delle foreste sacre. Le foreste sacre, sì. Ancora oggi entrare in un bosco, per noi, come si dice, contemporanei avvertiti, entrare in un bosco è come in un bosco, quanto più vecchio il bosco, tanto più forte la sensazione, è come entrare in una chiesa, in un luogo sacro. La presenza del sacro si sente, c'è qualcosa che è oltre. Dentro un bosco si sente. Mi ha fatto meditare molto questi tuoi passi che citano appunto questo il terrore dell'eventuale primavera che non sarebbe tornata. E io pensavo, per mia abitudine mentale, ad un'altra topica legata, mi ha ispirato ad un'altra riflessione questo tuo citare tali eventi, e cioè il fatto che un uomo che già parlava le lingue che parliamo noi, che si aggirava per le contrade d'Italia in un periodo intorno ai 10-12 mila anni fa, girava per contrade prive d'alberi, cacciando felice branchi di cavalli selvatici e buoi. E un giorno, improvvisamente, intorno agli 11-12 mila anni fa, questo mondo è rimasto soffocato da un'immensa colata di foresta, d'alberi, un miglioramento climatico degli ultimi millenni. Ed è stato soffocato dalle foreste. E l'uomo mesolitico si è quasi estinto. Ha dovuto dar fuoco alla foresta. E allora mi stimolavi un'altra riflessione. L'uomo ama l'albero così come tu hai presentato nelle parti iniziali del lavoro, però non ama la foresta. Ma cosa pensi? Io penso che l'uomo ha inventata, tra virgolette, l'agricoltura, inventata l'agricoltura, ha evidentemente, e quindi è inventata la città, e quindi è aumentata la popolazione su aree ristrette, circoscritte, non essendo più nomade
da un posto all'altro, e a un certo punto ha dovuto fare spazio. Oh. No? È questo che si ignora, non è raccontato bene nella pubblicistica, no, purtroppo, è vero. L'incendio fa parte della storia mediterranea con piena dignità, con piena dignità. Per è uno strumento. migliaia, certo. Forse di più, sì. No? Perché andiamo già nell'epoca dei cacciatori, andiamo molto ben dietro. Dei cacciatori e dei raccoglitori, il fuoco serviva a questo. Poi la straordinaria vitalità della foresta mediterranea è tale per cui abbiamo superato, ma noi abbiamo, i numeri non li ricordo, ma il libro inizia dicendo che noi abbiamo tagliato finora un terzo della copertura forestale del pianeta. Sì, lo cita, no? Ed è spazio, un dato importantissimo, no? Nel libro. Che è un fatto importante. Il fatto che poi lo si continui a fare tanti altri non necessari motivi e altra storia, ovviamente. Ma il rapporto con l'albero, poi attenzione, forse come si dice, anticipo una tua domanda, il rapporto con l'albero è spesso un rapporto sì, certamente di amicizia, di condivisione, ma con l'albero utile. Ah, certo. No? L'albero che fa frutti. L'albero utile. La Bibbia parla solo degli alberi buoni, utili, gli altri tagliali. L'albero che non fa frutto, taglia. Via, come dice il contadino d'oggi. Come dice il contadino, certo. Il contadino umbro non vuol vedere foresta, vuol vedere alberi utili, vorrebbe vedere frutteti e oliveti ovunque. E ha voluto vedere, adesso non so bene, credo che sia una pratica anche sicuramente, direi, della agricoltura tradizionale molisana, la pratica della piantata, dell'alberata, la vite abbracciata agli alberi, no? È un paesaggio che sopravvive? È un paesaggio scomparso, sopravvivono scomparso. Casualmente piccoli tratti. In pianura padana è quasi scomparso? Quasi scomparso, ogni tanto andando in giro in pianura padana ne vedi proprio 20 metri, 30 metri, filari di vecchie viti che sopravvivono abbracciate. Poi è un sistema bellissimo, straordinario, perché c'era la vite e senza la vite non si può stare, cioè, non si per può ovvi vivere. Motivi, il vino fa parte della disinfettatore d'acqua bisognava sollevare la vite da terra, esatto. Perché soltanto al sud, sotto Napoli, può rimanere bassa, certo. Se no marcisce il grappolo, assolutamente. Deve essere sollevato, e l'albero sul quale si appoggia è un albero che dà foraggio per gli animali, quindi fa parte la frasca d'inverno, quindi fa questo, è un sistema promiscuo, come si dice, che ha fatto la storia, sì. Che è scomparso negli ultimi 50 anni, anche meno. È cambiato. Ricordo tutto lungo l'autostrada Roma Orte, ce n'erano numerosi appezzamenti, qualcuno c'è ancora, qualche festonata c'è ancora, ma è quasi scomparso purtroppo. Non so se qui sia rimasto, qui in genere maritavano anche al fico la vite, anche cosa fico. Ti risulta? Sì, normalmente... Il fico era uno degli alberi, certo. Certo, in questo caso non per il foraggio naturalmente, ma anche lui per i frutti. Poi il fico è un albero straordinario, perché è uno degli alberi insieme alla vite, insieme alla palma, che albero non è, però è insieme al melograno, sono gli alberi che hanno, e all'olivo, sono gli alberi, chiamiamoli alberi, tutti e quattro sono quelli che hanno dato inizio alla storia dell'uomo. Certo, la civiltà mediterranea. La civiltà mediterranea si basa su queste quattro piante, io mi perché immagino... erano facili da coltivare, certo. No? Bastava staccarne un pezzo e piantarlo, la propagazione avveniva in maniera molto semplice, non c'era bisogno degli innesti, del seme, tutte queste cose verranno dopo, complicheranno dopo la vita dell'uomo. È vero. Oppure selvatico come il carrubo, produce una quantità enorme. Oppure selvatico come il carrubo, anche lui facile da propagare, da propagare, sì, è vero. Ora, l'altro interrogativo che da ciò discende, da quel che abbiamo detto, è il seguente. Al giorno d'oggi siamo di fronte a un bivio, non sappiamo se
raccontare alla cittadinanza come e quando la foresta vada e come vada gestita e quando. Abbiamo due tipi di foresta fondamentalmente nel nostro territorio, una foresta dedicata alla produzione di legname. Ho lasciato adesso dietro di me i meravigliosi boschi di castagno dei Monti Lattari, da cui vengono le meravigliose filagne del tuo bellissimo paesaggio degli agrumi. E va bene, è foresta produttiva. La ceduazione ha favorito nel corso del tempo la dominanza assoluta del castagno, quasi totale. Però esistono altre foreste nelle quali un impatto così attivo da parte dell'uomo si presume non debba essere, non debba avvenire. Anzi, una legislazione, quella europea, le vorrebbe astrarre dalla utilizzazione. Queste foreste diverrebbero in un certo senso, secondo un certo linguaggio, abbandonate a se stesse, però si dovrebbe ricostituire in questo caso l'assetto della vegetazione forestale secondo i legami con il determinismo naturale. Vorresti illustrare il tuo atteggiamento in questo senso? Io credo in questo forse senso. In questo c'è il mio peccato originale di essere un agronomo, quindi di amare molto la parola coltivazione. Sì. Sì, emerge nel tuo libro, non citi mai i naturalisti purtroppo, citi i botanici citi i selvicoltori. Sì, appunto, perché sono un agronomo. Poi naturalmente... Beh, lo stesso peccato commetto io. Non vorrei vedere il libro e andarlo a cercare, perché secondo me da qualche parte li cito, perché fanno parte della mia cultura naturalmente, no? Figuriamoci, però hai ragione, ma voglio dire che la parola coltivazione, sì, come molti sanno, come ancora più spesso molti dimenticano, ha una, e quindi la parola cultura degli alberi, cultura dei boschi, agricoltura, selvicoltura, no? Questa parola cultura ha esattamente lo stesso etimo della parola cultura, è esattamente la stessa parola, viene dal latino colere, che significa coltivare, coltivare lo diceva Cicerone, non soltanto, la filosofia è cultura animi, diceva Cicerone, la coltivazione dell'animo, perché bisogna coltivare l'animo dei giovani in modo che diano frutti, come bisogna coltivare gli alberi perché diano frutti. E questo rapporto, questo coltivare significa prendersi cura, anche qua l'etimologia è sempre quella, questo rapporto nelle nostre foreste, non certamente nelle foreste primarie amazzoniche, ma cioè, credo in tutte le nostre foreste, è un rapporto che c'è stato ed è stato un lungo rapporto, quello tra l'uomo e la foresta, lunghissimo, no? Quindi dell'esistenza di questo rapporto dobbiamo tener conto, il che non significa che dobbiamo intervenire significa che dobbiamo intervenire con le regole della buona selvicoltura. Certo. Ma cosa dice la buona selvicoltura? Non dice che bisogna tagliare, produrre ovunque e dovunque, ma conoscere, ancora cultura, bisogna avere cultura, quindi conoscenza, di quel bosco, dei boschi che abbiamo davanti. Alcuni dobbiamo lasciarli alla loro evoluzione naturale. Hai usato un termine meraviglioso che non ricordo nel libro. Che significava questo? Volevo dire, lasciarlo alla loro evoluzione naturale, perché non possiamo pensare, questo è un nostro gravissimo, è l'errore che stiamo facendo oggi. Altri invece bisogna saperli coltivare secondo le regole, secondo quelli che si chiamano utilizzare piani di gestione, selettivamente. Selettivamente, in alcuni casi tagliare, in alcuni casi voglio dire, saperli coltivare. Una buona selvicoltura insegna a far questo. Sì. Ed è quello che secondo me dobbiamo fare. Stavo per dire un'altra cosa, ma Hai dato risposta. Ho dato risposta. Forse a volte confondiamo nei dibattiti il pubblico, in quanto i naturalisti che studiano solo gli assetti naturali della vegetazione forestale e i selvicoltori
che studiano i modi di manipolare il soprassuolo forestale per raggiungere un certo fine, non si trovano d'accordo nel linguaggio, ma solo nel linguaggio. Questo è il dramma che io vivo. È il dramma che io vivo perché il selvicoltore si preoccupa della persistenza della produzione, quindi deve vedere avanti. Allora, se il selvicoltore conservasse i vecchi giganti della foresta, i giovani non crescerebbero più. Certo. E quindi il selvicoltore sa che se non fa spazio ai giovani, forse nel secolo successivo i propri pronipoti non avranno legna. Ma questo viene spiegato male. Si dice che bisogna tagliare il bosco perché altrimenti muore. Allora insorgono gli ambientalisti urlando, giustamente, e io posso far parte di questo. E dicono, no, è il contrario. Se eliminiamo i vecchi giganti, le generazioni più vecchie della foresta, la foresta perde la sua struttura documentale di validità. Entrambi hanno ragione, ma usiamo un linguaggio sbagliato. Sì. Ora, nel libro emerge questo dualismo. Emerge e viene, a mio avviso, mirabilmente sfocato in questa sorta di atteggiamento esegetico che tutto il libro propone. Però forse dovremmo sforzarci meglio a spiegare che le due cose non sono incompatibili. Le foreste produttive debbono essere trattate in un modo. Allora, quelle altre da conservare come elemento documentale, perché una legge europea ce lo impone, e sono una minima parte dal punto di vista reale, devono essere lasciate a se stesse. Altrimenti il pubblico rimane confuso. Nei giornali il dibattito è spaventoso, non si capisce assolutamente niente. I giornalisti non hanno comunicato questa, peraltro, banale contrapposizione dei concetti. Questo mi addolora nel dibattito attuale sulla questione della gestione delle foreste, purtroppo. Abbiamo commesso entrambi, noi rappresentanti di scuole di pensiero non diverse, ma semplicemente che ha altri temi di indagine, non siamo riusciti a dare questa impressione. Siamo noi uomini, noi genere umano, in un momento della nostra storia molto particolare. Penso anche alle cose che si sono dette ieri pomeriggio per chi c'era, che sono state dette da Goldin, quando faceva riferimento al Rinascimento, molto correttamente, come un momento in cui c'è stata un'evoluzione dei modi di trasmissione del pensiero, il libro, e anche c'è stata una grande opportunità di incontro, di mescolanza tra saperi, diversità culturali e genetiche diverse, no? I trasporti, sì, eccetera. Ricordava questo. Io pensavo che un'altra grande, e questa volta non è più la grande differenza che dobbiamo avere davanti per coltivare l'ottimismo che c'era ieri che va bene, bisogna essere ottimisti per atteggiamento, no? non pessimisti, no? Bisogna essere giustamente ottimisti, avere fiducia nel futuro, nelle possibilità di evolvere, di migliorare, sta nel fatto che uno dei temi del grande successo rinascimentale è stato mettere l'uomo al centro, no? L'uomo di Leonardo. Con le braccia spalancate. Quello è iniziato il sapere antropocentrico. Abbiamo pensato all'inizio con grande successo, fino a ieri direi con grande successo, fino agli ultimi 50-60 anni, fino a che l'uomo fosse al centro del pianeta. Fin dopo la pianeta, guerra, fino agli dopo anni 50. La guerra, no? Non abbiamo capito, e adesso siamo preoccupati, che non possiamo ritenerci il centro del pianeta, il centro dell'universo. Non possiamo trascurare gli interessi, non possiamo rappresentare gli interessi delle piante e degli animali.
nei fatti hanno un diritto quasi giuridico, hanno un diritto quasi giuridico, e dovremmo comportarci appunto come tali, mentre invece negli ultimi 50 anni tra l'uso dei deforestazioni selvagge, l'uso dei combustibili fossili nei modi che abbiamo visto, l'inquinamento delle falde, eccetera, eccetera, queste città mostruose che abbiamo costruito, ci siamo ritenuti il centro di tutto e il pianeta sta reagendo. Il riscaldamento globale è il segno evidente di questo. Ed è un segnale che dovremmo cogliere e che invece cogliamo molto, 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 molto debolmente. Solo nell'esegesi politica, nei pannelli di Rio, ma poi non si fa assolutamente niente. Poi nei fatti non si fa assolutamente niente. Si fa con estrema lentezza. Sì. Qualcuno l'ha definita la grande cecità. No? Siamo ciechi rispetto a quello che sta succedendo. Quando qualche comunità scientifica, e tutte le comunità scientifiche ormai su questo concordano, sì, no? Quando scopri che c'è qualcuno in disaccordo, un mese dopo scopri che è stato pagato dalle multinazionali del petrolio. Esattamente. quasi sempre è facilissimo così, arrivare, no? A questa conclusione. Quando scopri che la notizia che tra 200 ma tra 30 anni, sì, sarà troppo tardi, se non abbiamo modificato le emissioni di biossido di carbonio, dell'anidride carbonica, della CO2 in atmosfera, quindi se non abbiamo imparato a usare le energie rinnovabili, usare meno la macchina, a piantare alberi più di quanti facciamo, a proteggere quelli che ci sono. Gli alberi sono dei contenitori di CO2, certo, straordinari, no? Questo è legno, credo. Temo che sia plastica copiata. Se fosse legno, sarebbe anidride carbonica sottratta all'atmosfera, sottratta, quindi, esatto, all'effetto serra, questo pavimento non lo so neanche in questo caso, e quindi è sottile. Aiuta a contrastare l'effetto, certo, l'effetto serra. Questo dovremmo farlo, dovrebbe essere al centro dei nostri pensieri, delle preoccupazioni della politica. Adesso non lo trovate più neanche dico nelle prime pagine, ma spesso e volentieri neanche viene più citata questa preoccupazione. Sì, non è più citata, è vero. E per questo vorrei che tu ci riportassi all'atmosfera del libro quando descrivi i paesaggi del frutteto storico, che sono la matrice del tuo ardente interesse nei riguardi della materia. Ti ripeto, ho alle spalle gli agrumeti dell'Amalfitano, che sono un'opera d'arte di immenso valore. Questi frutteti, che ci richiamano immagini estremamente gradevoli dal punto di vista sia culturale che estetico, però hanno anche, come tu stesso esponi, hanno una faccia della medaglia che non è così illustre, quella della monocultura. Racconta quello che sia il tuo pensiero su questa particolare questione. Penso agli immensi meleti della Val d'Adige, per esempio. Ma bellissimi a vedersi passando da lontano. Parlavamo prima dell'inizio del piacere di un bambino di arrampicarsi sull'albero e raccogliere un frutto. Un gioco meraviglioso, un momento meraviglioso. I meli erano e sono ancora dove sopravvivono, probabilmente in Molise avete questa fortuna che in altre regioni d'Italia si è completamente persa. Sono alberi di 4-5 metri, alti, forti, fronzuti, no? Osservate i meli della moderna frutticoltura, quelle delle mele che troviamo al centro commerciale, al negozio sotto casa, senza bisogno di la mela di Biancaneve, forza, no? La mela di Biancaneve, da dove vengono prodotti? Da alberi che sono non più alti di 2 metri, che durano 15 anni, perché poi devono andare via, perché bisogna mettere un'altra varietà ancora più rossa, ancora più colorata, ancora più profonda. È lucida. Stanno in piedi grazie ai pali di cemento e ai fili d'acciaio che li reggono. E spesso anche un filo verticale. No, figuriamoci se possono vivere di agricoltura biologica, hanno bisogno di pesticidi, hanno bisogno di fertilizzanti chimici. La raccolta si fa a macchina. Macchine che le raccolgono, cioè l'uomo è un
può non esserci. Un uomo di 10.000 ettari. Figuriamoci un bambino che si arrampichi, no? Come è cambiato tutto. Io ho avuto la fortuna, devo dire, e forse è anche il motivo per cui alla fine mi sono appassionato, non tanto occupato, quanto appassionato di alberi da frutto, da agronomo, di nascere nella Conca d'Oro di Palermo. La Conca d'Oro di Palermo questa straordinaria... No, era, perché non si chiama più neanche Conca d'Oro. Se adesso andate a Palermo... se tu vai a Palermo e chiedi voglio vedere la Conca d'Oro, come la voleva vedere il viaggiatore del Settecento, com'è probabilmente nell'idea che ancora abbiamo della Conca d'Oro, se chiedete adesso voglio andare a vedere la Conca d'Oro, vi porto in un centro commerciale che si chiama Conca d'Oro. Assolutamente così. Se volete passeggiare in queste settimane storditi dal profumo della zanzara e poi in inverno raccogliere questi frutti meravigliosi, non riuscite più a farlo. Lo fate alla Colimbetra, quel giardino che è ricordato nella Valle dei Templi, perché lì c'è stata una bella iniziativa che l'ha salvato. Ma nella Conca d'Oro di Palermo non c'è più, ci sono ancora pezzi importanti e su questi chi vuole può leggere in un altro libro che ho scritto che si chiama appunto Conca d'Oro, l'ho pubblicato un paio d'anni fa per Sellerio. Ma io ho avuto la fortuna di nascere, di vivere la mia infanzia, la mia adolescenza fino a 15-16 anni nella Conca d'Oro, in un giardino di mandarini, no? Adesso al posto di quei mandarini ci sono palazzi di 15 piani e questa è la storia del Sacco di Palermo, come è stata la storia delle mani sulla città di Napoli, storia della pianura padana, come è stata questa aggressione, questa distruzione al paesaggio paradisiaco. Sì. Pur non aumentando la popolazione, questa è la pur cosa. Non che... aumentando la popolazione non è aumentata. Non si capisce come mai sia esplosa un'edilizia di questo tipo, che forse non è solo abitativa. No, perché abbiamo abbandonato, perché abbiamo fatto una scelta. È l'urbanizzazione, sì, l'urbanizzazione, no? Abbiamo scelto di vivere in città e di abbandonare campagne, colline e montagne, è quello che ancora succede. E questo è, come si dice, auguro al Molise in qualche modo di restare tale, no? Di riuscire a mantenere il rischio col territorio. Il rischio c'è. Per l'Italia centrale è così, il Lazio, le Marche e l'Umbria sono intatti da questo punto di vista, si sono salvati dalle peggiori di queste conseguenze, posso rassicurarti su questo. Anche se immagino che il dramma che hai vissuto nella Conca d'Oro sia paragonabile, se mi perdoni, a quello che ho vissuto io dovendo abbandonare la pianura padana, che era un giardino, fino agli anni 60. Era un giardino fatto di alberate. Sì, l'alberata era comunissima. Boschetti di pioppi lumifossi. Boschetti di pioppi. Era un paesaggio. Nel paesaggio, tu a un certo punto hai citato l'estetica. Sì. Posso tornare un attimo indietro. E secondo me l'estetica, cos'è? In qualche modo posso dire che è la teoria della bellezza, assolutamente, no? Questo l'estetica. E va ribadita come tale, non va ribadita deve come vergognare. Tale, ricordando però, e questo è un frutto, se volete, di una lettura superficiale dei libri, dei testi di filosofia, andare a fondo non sarei in grado di farlo, che l'estetica e l'etica, l'utilità e la bellezza nel pensiero della filosofia greca, poi da lì in avanti, sono sempre state insieme. La famosa frase il mondo sarà salvato dalla bellezza, Dostoevskij la dice nell'Idiota, anche se in maniera un po' l'Idiota stesso che lo dice. È lui, però io credo che il mondo sarà salvato dalla bellezza, dall'estetica e dall'etica insieme, quindi dalla capacità di comportarci in maniera etica, moralmente sostenibile verso noi stessi, verso gli altri simili a noi, verso gli animali e le piante. Questa è la grande... Quindi riponi una sorta di ottimismo nella frutticoltura, se mi lasci percorrere la strada più veloce mica lo dico io, il guaio è stato quando abbiamo dimenticato
l'importanza certo. di coltivare bene gli alberi, quando abbiamo commesso il grande peccato di raccogliere i frutti dall'albero della conoscenza. Il peccato originale. Il peccato originale. Lì siamo stati cacciati dal paradiso. Se riuscissimo a tornare al paradiso, che vi ricordo, ma questo non c'è, probabilmente non c'è bisogno da dirlo, il paradiso è un giardino. È un giardino cintato. Il nome paradiso. Significa giardino cintato, è un nome persiano che significa paradiso cintato. Scusa, i tutti greci, dicono che è persiano, ma in realtà l'etimo è greco. Para è intorno, dison è legaccio. Giardino intorno. È legaccio di perché salice. Fu, però il concetto è persiano, e forse anche l'etimo greco viene dal persiano, perché... appunto la parola paradiso nella Bibbia c'è perché i 70, i traduttori che dalla lingua originaria, dall'ebreo antico, tradussero in greco il latino, dall'aramaico, si trovarono di fronte alla necessità, alla volontà di non usare la parola kepos, giardino, no? Gli sembrava troppo banale per un posto così importante, e allora ricorsero a una parola persiana, probabilmente mutata, appunto, anzi sicuramente mutata poi in greco, che significava che erano i giardini di Ciro il Grande, i favolosi Cintati. Giardini della tradizione persiana, che i greci, popolo di pastori, diciamo, avventurieri. No? Gli avventurieri, marinai e pastori, ancora conoscevano, ma ancora non avevano fatto proprio, diciamo, non faceva parte della loro cultura. Allora presero quest'idea di paradiso e la utilizzarono. Diventò il paradiso come il luogo, il complimento più bello che si può fare a un paesaggio, è un paradisiaco, paradiso, naturalmente. È il paesaggio della Conca d'Oro, così soddisfo la mia, come si dice, il mio orgoglio, la mia appartenenza ai luoghi, no? La soddisfo dicendo che la Conca d'Oro, il posto dove ho vissuto e che mi ha in qualche modo segnato, questo lo dico. Senza, segnato bene. No, senza... Diciamo, mi ha segnato, spero bene, e continua a segnarmi, insisto. Sono stato per 2 anni... assessore all'ambiente del comune di Palermo, no? Ci ho provato a invertire il senso della storia, non ci sono riuscito, tant'è che non faccio più l'assessore al comune di Palermo, sono tornato a fare quello che facevo prima, però mi ricordo di cosa ha scritto quello straordinario, il più grande storico del Mediterraneo, Fernand Braudel, cosa ha scritto della Conca d'Oro di Palermo. L'ha definita territorio è la paradisiaca Conca d'Oro, ed è l'unico paesaggio in una storia ambientale, perché la sua sostanzialmente è una storia ambientale del Mediterraneo, è l'unico paesaggio al quale attribuisce questo appellativo, cioè gli fa un complimento straordinario di cui avremmo dovuto essere all'altezza. E chi è stato a Palermo, qualcuno tra voi era ieri a Palermo, avrà trovato dei magnifici giardini ancora, dei pezzetti d'agrumeto ancora, ma il paradiso è più spesso un inferno che un paradiso. Adesso, però adesso. Pensa agli effluvi che emana per settimane, in certi periodi dell'anno. Ci sono ancora. Ci sono ancora. Cioè, sono ottimista anche per questo. Ciò che mi ha stimolato e commosso nella lettura, soprattutto nella seconda parte del libro, è il concetto implicito, quello che anima il tuo ottimismo, ma purtroppo non il mio ancora, vorrei farmi contagiare pertanto, legato al fatto che l'estetica e l'etica, ispirate in questo caso al mondo vegetale, che abbiamo visto, si deduce dalla tua bibliografia e da quel che scrivi, si deduce essere una topica ormai consolidata. Il mondo vegetale offre come supporto all'estetica una fondamentale colonna. Tutta l'arte ornamentale, tutto ciò che nell'edilizia è ornamentazione, tutto ciò che nella pittura è ornamentazione e l'imitazione della ghirlanda di fiori, della ghirlanda di foglie, l'intreccio di fasci di carciofi, per esempio. Bene, questo tuo ottimismo,
va contro purtroppo un'altra teoria, che è quella della non universalità dell'estetica. E io sono stimolato dalla lettura, vediamo se ho compreso il tuo linguaggio. Sono stato stimolato dalla lettura a voler superare il terrore di dire, certo, io parlo soggettivamente, ma perché faccio parte di coloro che conoscono il messaggio di questa estetica. Cosa pensi tu? E quindi lotto contro coloro che dicono no, a me non piace, preferisco il palazzone di 10 piani e non mi piacciono i tuoi aranci. È soggettivo, molti lo potrebbero dire. Io invece penso che da questo si dovrebbe derivare un qualche cosa che oggettivi e sdogani in un certo senso. Mi viene da dire, c'è un medico in sala? Qualcuno che preferisce un palazzone di 10 piani? Guarda che discorso sull'edilizia e sull'architettura ci caschi sempre. Lo so bene, ma come posso dare una risposta a questo? È un problema culturale, evidentemente, di radici culturali. Io stamattina ho avuto questa bellissima esperienza a Boiano, incontrando gli studenti che stanno del liceo scientifico, che stanno lavorando un'esperienza scuola-lavoro sui temi del verde urbano, del giardino urbano, e questo mi sembra importantissimo che questo succeda. Allora ricordavo, voi avete la fortuna, siatene consapevoli, e lo sono, e l'impressione era che lo fossero, di vivere in un posto di una bellezza straordinaria, certo. Perché dalla finestra di questa scuola io vedevo boschi all'infinito, dalla finestra di molte scuole si vedono palazzi all'infinito. No? E quindi questi ragazzi, è importante educare questi ragazzi alla bellezza, come si dice, alla bellezza della natura che li circonda, del rapporto tra l'uomo e la natura. Questo è importantissimo, e in questo hanno uno dei capitoli del libro, si chiama Alberi e giardini, perché i giardini sono il luogo dove questo incontro nella struttura urbana, dove la natura incontra il meglio della natura, incontra il meglio, quello che dovrebbe essere il meglio della creatività dell'uomo. Seguo con attenzione, ma con l'attenzione di chi legge i giornali e poco più, anche se cerco di essere informato, per esempio il rapporto tra arte e natura anche rispetto all'arte contemporanea e la natura, no? Questo è un rapporto che continua a essere molto, molto interessante. Gli esiti sono... Mi lascia molto perplesso gli esiti. Mi sono scagliato contro il bosco verticale, che ritengo una delle mistificazioni più oscene. Oscene. Eppure il bosco verticale è un'esperienza premiatissima, citatissima. Certamente sì. Però con i costi che tutto ciò... Contro ogni concetto di sostenibilità. Follia, è veramente una follia. Però questo dovrebbe essere spiegato al pubblico, certo. Dalla pubblicistica, voglio dire, perché viene propagandato come una soluzione, i tetti verdi, sembra che con qualche tetto verde o il bosco verticale si riesca... Esattamente, è una mistificazione assoluta. Allora giardini. Giardini, verde orizzontale. E frutteti alla periferia. Verde orizzontale e frutteti alla periferia. Orti urbani, come si chiamano adesso. Sì, orti urbani, oppure la cintura di frutteti che c'era intorno alle città ormai stabilizzati dell'edilizia post-rinascimentale. Avevano tutti i frutteti intorno alla... Certo. Venafro ancora oggi è immersa in un immenso oliveto. E Venafro non è una delle più belle città dell'Italia meridionale, però ha mantenuto questa struttura. Nello sfasciume della periferia è rimasta lo stesso questa cintura continua di savana arborata a olivo. Quindi è forse nel frutteto che probabilmente potremmo trovare un tratto d'unione con il mondo degli alberi. Cosa pensi? Dobbiamo trovare il tratto d'unione dove la bellezza in senso lato, no, si incontra con l'utilità. Sì, e con la possibilità di manipolare, mentre nella foresta è controversa la manipolazione, ma il frutteto no, bisognerebbe spostare anche questa
adesso ci si riempie la bocca di urban forestry, ovviamente non so perché non si traduca in italiano, forestazione urbana, forse l'hai detto prima, mi è sfuggito. Sì, bene, bisognerebbe. Invece bisognerebbe coltivare frutteti. Nell'Europa orientale degli anni 60 e 70 era iniziato un fenomeno del genere, poi lo sappiamo com'è finito, un po' tutto a carte 48, quindi anche alcuni buoni stimoli sono andati perduti, ma della creazione del frutteto, se non altro lungo le vie di comunicazione, alato, i ciliegi, i noci piantati nell'Europa orientale, tutto questo non aveva trovato spazio da noi. Quindi io ho fiducia in questa visione, ti domando, è vero che tu proponi un riscatto dell'estetica, della sua oggettivazione attraverso la contemplazione del frutteto? Lasciamela fare breve il circuito. Direi di sì, accetto volentieri questa interpretazione. Sottolineo perché nel frutteto c'è insieme la bellezza e l'utilità. No? E la sapienza manuale. E la sapienza dell'uomo che riesce a tenere insieme utile e bello. Le potature. Si parla male di potature che invece sono una... la quintessenza della conoscenza del comportamento dell'albero. Le potature fatte dal competente. Fatte da chi le conosce, certamente. Il problema è che adesso le potature nelle città sono fatte da incompetenti che sanno soltanto azionare la motosega. Sì, questo è vero. È così. Se fossero fatte da competenti sarebbe meglio per l'albero, per la città e quindi per l'uomo. Certo, ma perché non si sono fatte... Adesso tagliano in eccesso perché per molti decenni non era più visto di buon occhio il potare gli alberi in città, e sappiamo che nessun contadino metterebbe un albero vicino al tetto della propria casa. Mai. Invece nelle città lo abbiamo voluto lasciare crescere fino al decimo piano, e il risultato è che adesso si trovano in condizioni di instabilità. Quindi anche la potatura dovrebbe essere riscattata in un certo senso agli occhi della cittadinanza. L'arboricoltura urbana. L'arboricoltura urbana deve seguire le regole del frutteto. Deve seguire le regole del frutteto, altrimenti gli alberi se potessero, come è facile dire con una battuta, scapperebbero via dalle città per un luogo più o la invaderebbero sano, o riuscirebbero se non c'è un libro di uno studioso americano, un libro divulgativo di uno scienziato americano che si chiama Il mondo dopo di noi. Immagina cosa succederebbe se improvvisamente l'uomo, per chissà quale catastrofe, scomparisse, sarebbe immediatamente il dominio degli alberi. Assolutamente, no? Almeno nelle condizioni climatiche attuali. Certo. Perché nelle condizioni climatiche attuali. Certo. Probabilmente andiamo verso un mondo che fra qualche migliaio d'anni gli alberi non li vedrà. No. Se arriverà una nuova glaciazione. Un'altra cosa che tocchi nel libro e che ti chiederei di riprendere magari con altre parole è la seguente. Parliamo di deforestazione. La deforestazione sta avvenendo a ritmi spaventosi nel tropico, ma non certo da noi. Da noi aumentano i boschi. Da noi i boschi aumentano. In termini statistici aumentano. Aumentano in modo clamoroso. Hanno a ogni inventario forestale. Ci accorgiamo di centinaia di migliaia di ettari in più. Il motivo è comprensibile, i contadini, i caprai si sono ritirati in città e quindi i loro terreni vengono reinvasi dagli alberi. Ora, purtroppo, in questa reinvasione nasce un equivoco, a mio avviso, che ti pregherei a tuo modo di illustrarci. Io vedo una incompatibilità nel linguaggio, anche in questo caso. Si parla di abbandono, che è termine brutto, del paesaggio naturale, dell'antico paesaggio del sistema agrario, che diventa sistema naturale. Questa parola è brutta, ma non ci si rende conto che è esattamente quello che chiedevamo alla natura quando speravamo che si potesse ricostituire. Citandolo in questo modo, il cittadino ha l'impressione che stia avvenendo una catastrofe, che veniamo soffocati da foreste cattive, non so, qualcosa del genere. Cioè c'è una incompatibilità nella pubblicistica, anche da parte dei tecnici, di proporla male questa faccenda, che non fa capire come il fenomeno sia di per sé
una benevola strutturazione delle ferite che noi abbiamo inferto con la deforestazione storica alla foresta. Dall'altra, la perdita è culturale, perché perdiamo meravigliosi paesaggi agrari, ma non biologica. Tirare in ballo la biodiversità è fuori luogo. Ecco, questa è la domanda che io avrei fatto a te. Te la rimando, perché io pensavo, sì. perché non perché l'abbia studiato con particolare attenzione, perché mi capita di leggerlo nei libri che leggiamo, anche quelli di arboricoltura, eccetera, che quello che sta. Il problema sì. è che nelle successioni secondarie, sì. si chiamano così, no? Nel ritorno della foresta, dove c'era l'agricoltura, sì. quindi nei terrazzamenti, nelle colline, nascano dei boschi molto fragili, molto spesso facilmente soggetti, soprattutto in zone più a sud, più aride, agli incendi, anche per questo, è una domanda la mia, non è, è quello che si dice, è che siano dal punto di vista della diversità più poveri. Si dice questo, sì. che io sono convinto, e anzi devo dire è quello che faccio nella mia attività principale, che l'uomo debba restare il più possibile nei luoghi della montagna, della collina, esatto. ad esercitare la sua attività di controllo, una brutta parola, di condivisione con la natura, perché sennò i problemi sono per chi sta male. Cioè, l'urbanizzazione è conseguenza peggiore. Le frane, il dissesto, eccetera, eccetera. Ma quello, quindi sono convinto di questo, ma con meno convinzione, e quindi ti chiedo di spiegarlo meglio a me e a tutti, con meno convinzione ritengo che questo sia una perdita di biodiversità. Non riesco a capire perché. Non sono favorevole a questa spiegazione, non trovo elementi per sostenere tutto ciò. Ora, il ritorno della foresta annienta, lo hai illustrato tu dal punto di vista sociale, storico, morale, estetico, annienta il paesaggio umanizzato, che era il nostro sogno, il paesaggio aperto, il paesaggio senza la cupa copertura forestale. La foresta ritorna e ci spaventa, ma la biodiversità viene premiata, nel senso che si lentamente, certamente non in nelle generazioni umane, nell'arco di generazioni, ritorna quello che doveva essere la copertura vegetale legata al determinismo naturale. Ora, una foresta in un ettaro ha 20 specie, un prato ne ha 200, ma il prato è un artificio, certo. perché è uno squarcio antico nella foresta, fatto dalla mano del coltivatore. Ora, la mano del coltivatore gli ha dato delle caratteristiche estetiche pregevoli, è un aspetto squisito della cultura umana. Noi vogliamo che i paesi di montagna rimangano abitati, vogliamo che il paesaggio rurale rimanga quello che è, questo meraviglioso dono che abbiamo, è la cosa più bella che abbiamo, è la matrice di tutte le arti, dalla pittura, alla letteratura, alla poesia, tutto. Bene. Allora la perdita è culturale esclusivamente. Se un bosco rimpiazza e arriva a ricoprire le aie delle case coloniche abbandonate e crollate, è una perdita culturale, ma dal punto di vista della natura non lo è. Se ne vanno le 150 specie erbacee che vivevano prima, perché arriverebbero le 20 specie arboree, la cui copertura impedirebbe la crescita delle erbe. Però si imposterebbero erbe e alberi che sono quelli che il determinismo naturale, il Padre Eterno, in un certo senso, aveva deciso di mettere lì. Quindi non si deve, in questo caso, tirare in ballo la biodiversità. La biodiversità, che viene spesso interpretata male, è ricchezza di flora. Pensa a un ambiente degradatissimo, quello dei campi delle barene veneziane,
popolati di ratti, popolati di animali, tutte le esotiche di questo mondo. È ricchissimo dal punto di vista degli organismi, ma è uno scandalo dal punto di vista ecosistemico. Allora bisogna stare attenti a quale ricchezza ci facciamo fare riferimento. Che poi questi alberi, queste foreste siano fragili, non lo capisco. Le foreste non vengono costituite subito dagli alberi che domineranno per secoli una volta ricostruitasi la foresta. Arrivano i cosiddetti alberi pionieri, quelli che si sanno disseminare subito, più velocemente. Fra questi molte esotiche, le famose robinie, gli ailanti, però queste spariranno nel momento in cui sentiranno odor di querce, quando le querce cominceranno a germinare nel loro sottobosco. Ora, possono essere fragili o effimeri, se vogliamo, nelle prime fasi, perché sono fatti di specie pioniere, a rapido accrescimento, a vita breve. Le betulle vivono pochissimo, i pioppitremoli vivono solo perché ricacciano delle radici, ma se no hanno una vita brevissima, i loro tronchi dopo 100 anni sono marcescenti. Quindi non sono fragili dal punto di vista naturale, non è che prendano fuoco di più, prendono fuoco i boschi di pino, che sono quasi sempre piantati, oppure si propagano da piantagioni creando delle esche da fuoco spaventose. Allora in questo senso sono fragili, ma sono sempre boschi manipolati. Il fronte d'avanzata della foresta è solidissimo, non ci sono elementi nello studio delle successioni per sostenere che possano essere fragili. Penso ad altre fragilità. Quando si è parlato del ritorno dei pini nelle pendici dei vecchi vigneti meravigliosi, terrazzati e in abbandono della costa ligure, cosa succede? I pini crescono, si scalzano subito perché crescono sul terreno fertile della terrazza, crescono un po' troppo, squassano il muretto di sostegno, tirano giù il se stessi e il muretto. Si distrugge un paesaggio rurale meraviglioso. Si è parlato di fragilità di queste foreste perché sono esche da fuoco, perché sono pini e perché distruggono il muretto a secco, ma il danno è sempre riferito all'aspetto culturale. In realtà, se la pendice popolata dai pini, dai pinastri della costa ligure, si potesse affermare, arriverebbe poi la sughera, arriverebbero le querce sempreverdi. Lui è un pioniere. Quindi in realtà si ricostituirebbe il manto vegetale del passato. Non vedo pertanto nella scienza della vegetazione, non vedo elementi per poter sostenere che ci sia una perdita di biodiversità. Non c'è motivo per giudicarlo. La scienza non lo supporta in questo senso. Come avete capito, io ho raggiunto il mio scopo, che è quello di fare parlare Francesco non soltanto con delle domande o delle affermazioni brevi, ma di dargli spazio. Ti ringrazio. Dopodiché, come ieri sera, visto che continuerei a discutere con lui, e a meno che voi non scappiate con voi, vi chiedo a Valentino, a qualcuno, se abbiamo più o meno raggiunto il momento in cui passare alle vostre domande, se ci sono. Oppure continuiamo, voglio dire, per me, no? Che dici? Bene, no, certo, mi sembra una saggia proposta. Se qualcuno avesse qualche domanda da fare, sarebbe il momento più adatto. Ci sarà qualcuno? Come ho detto stamattina a scuola, in questa scuola ho detto agli studenti che c'erano, arriva sempre il momento delle domande, guardate che io, d'accordo con il direttore, siamo rimasti d'accordo col direttore che da qui non me ne vado finché non ci sono almeno 3 domande. E a quel punto era l'una, 3 domande sono nate. Qualche coraggioso ha fatto delle domande, però che erano domande sensate e interessanti. Questo non è il nostro caso, però ecco, c'è una domanda, quindi. Forse non so se si sente. Questo. Vuole il microfono? Facciamo così. No, due microfoni eccessivi. No, perché poi cominciare è brutto, perché uno casomai non ce la fa a dare il nuovo inizio. Ma comunque, allora,
trascurando le questioni relative al relativismo, però forse questa faccenda così delicata del rapporto tra passione estetica e passione etica, poi forse il professor Spada l'ha liquidato troppo velocemente dicendo: a me piace il palazzone, a te piace l'agrumeto, non ne usciamo più. Intanto a chi piacciono i palazzoni? Forse ci si abitua, se si nasce in una discarica, forse se l'orizzonte è quello, uno è abituato e troverà elementi di gratificazione in quell'ambiente che molti altri abituati ad altre esperienze apparirà orrido da un punto di vista. Quindi forse per chi anche soggettivamente percepisce, gode della bellezza del paesaggio, può essere, potrebbe essere una missione salvaguardare spazi di bellezza di questo tipo per educare, per non giungere a una diseducazione, a una inesperienza di paesaggi anche da un punto di vista soggettivo autenticamente gratificanti. Quindi forse l'argomento può essere ripreso. La correlazione è complessa, certamente. Alla bellezza ci siamo arrivati, anche se era ovviamente implicita nella questione della passione, del desiderio, dell'amore, dell'ardore. E però era implicito in questo anche il tema del piacere. È stato evocato in alcuni modi speciali, la vostra è un'esperienza bellissima e quindi la conoscenza non è solo frutto di perdizione, non è solo origine di perdizione. È stato evocato in vari modi l'abbracciare, il vedere, il tatto, la visione, quindi attività, prima funzioni. Aristotele chiamava energiae attività, però funzioni anche, funzioni biologiche. Poi è stato evocato dal riferimento ai bambini, il gioco. Il gioco, l'attività fine a se stessa, il godimento per il godimento. Forse il tema del piacere, se voi avete voglia, unito a il senso che noi diamo alla nostra attività, al nostro essere, esistere nell'ambiente, forse potrebbe consentirci di riprendere questa correlazione tra estetica ed etica. Che ne pensate? Volete? Chiudo soltanto dicendo che noi stiamo perdendo gli agrumeti, gli alberi, ma stiamo perdendo anche i bambini in Italia. Stiamo perdendo anche? I bambini. Ah, certo. Al sud di più, ma li stiamo perdendo. Mi viene da ricordare che l'idea di la parola paesaggio, no? L'idea di paesaggio nasce con la pittura. Questo va ricordato, è una idea fortemente legata all'estetica, alla bellezza. La prima volta che nella lingua italiana viene usata la parola paesaggio è legato al famoso quadro di Giorgione, quello della la tempesta, la famosa tempesta. Lì nel retro e poi il Vasari, da qualche parte ho letto, usa per la prima volta la parola paesaggio. E per molto tempo il termine paesaggio è stato legato alla pittura, ancora adesso si dice i pittori paesaggisti, no? I vedutisti, pitture di paesaggio, mentre poi invece il concetto di paesaggio si è ampliato, si è diversificato. Molto leggere sull'idea di paesaggio, leggere alcuni filosofi che hanno ragionato sull'estetica del paesaggio, sono delle letture bellissime che consiglio a tutti e non difficili come uno può pensare, no? Negli ultimi anni ha preso particolare spazio in questa attenzione che c'è verso il paesaggio, che è un'attenzione sottolineata, codificata direi da quella che si chiama la Convenzione Europea per il Paesaggio, firmata nel 2000 a Firenze dai ministri della cultura europea, che è un testo importantissimo e molto spesso poco conosciuto da chi blatera, mi viene da dire, di paesaggio, che sarebbe l'indirizzo, sarebbe vincolante, poi è stato, come si dice,
molti paesi tra cui l'Italia l'hanno fatto proprio, sarebbe vincolante, certo, è come vincolare, sarebbe come sarebbero, sì, è vincolante, dovrebbe essere vincolante di tutte le politiche, e invita alla, questo testo invita a considerare il paesaggio non solo, a considerare non solo i paesaggi eccezionali, ma anche i paesaggi banali, tutto dice paesaggio, perché in tutti i paesaggi c'è la possibilità dell'uomo di identificarsi, l'identità di un popolo è data dal paesaggio in cui vive. E questo paesaggio non è fatto soltanto di bellezza, ma è fatto anche di silenzi, no? È il paesaggio cosiddetto sonoro. I moderni paesaggisti più bravi adesso fanno inventano gli spazi della tranquillità, nel paesaggio c'è il gioco. Io credo che una corretta visione del paesaggio, considerando il paesaggio come l'incontro, forse l'abbiamo già detto, della natura in tutte le sue forme, con la storia dell'uomo in tutti i suoi passaggi e con la percezione, con lo sguardo, con l'emozione, con i sentimenti, con la memoria che ogni paesaggio rimanda, a cui ogni paesaggio rimanda, se riuscissimo ad avere il paesaggio non come uno dei risultati, uno dei temi da rispettare quando costruiamo qualcosa, quando interveniamo nel territorio, ma l'avessimo invece come punto di riferimento, quindi questa capacità, questa visione sistemica, olistica, come si dice, se ci fosse questo, credo che molti dei problemi che viviamo sarebbero forse non risolti, ma sicuramente affrontati nel modo giusto. Credo in parte di avere risposto a una domanda che era molto, molto interessante per le cose che dicevo, oltre per i problemi che poneva. Se mi permetti, però, in questa accezione del paesaggio è implicita anche una distruzione di quello che poteva essere l'iniziale edificazione del concetto su una condivisa idea del bello. In teoria queste corollari delle definizioni del paesaggio non dovrebbero portare a ciò, però in pratica lo hanno fatto. Militando fra paesaggisti mi rendo conto che questo è il sistema per dire il palazzone di 50 piani a me piace, in ogni caso piace a due attori, all'architetto che l'ha inventato e al costruttore che l'ha prodotto. Non sono due irrilevanti attori. Poi ci sono migliaia di cittadini che sono costretti ad andarci ad abitare e che, poverini, non operano una scelta. Non è che vadano lì perché amino assolutamente questo tipo di edificio, ci vanno là perché sono costretti. Ma almeno a due attori è piaciuto molto tutto ciò. Ora, credo che lei citasse il mio riferimento proprio perché lo ponevo in contrapposizione con quello che io credo emerga dalle sue pagine essere una concezione condivisa della bellezza, basata su moduli che abbiamo sedimentato da migliaia d'anni, nei quali io vedo la decorazione floreale, che era in tutta l'edilizia prassi comune, guardate i palazzi antichi di questa città, fino all'inizio del Novecento, bene, vedo in questo l'oggettività potenziale di una concezione di bellezza, vedo anche nell'architettura del funzionalismo la prima vera storica dirompenza di migliaia d'anni di continuità di creazione di paesaggi umanizzati. Ora, immagini una città fatta in stile gotico o neogotico, un'immensa periferia di Napoli in stile neogotico, sarebbe criticata molto meno di quanto non è criticata oggi quella povera edilizia così fatta dai soliti poveri geometri che vengono incolpati di tutto, mentre invece loro seguono moduli che hanno inventato gli architetti di grande prestigio. Quindi il problema è formale, è il linguaggio formale di oggi. Noi creiamo, a mio avviso, bruttezza dove non necessariamente dovremmo crearla, semplicemente perché da 90 anni a questa parte è moderno imitare Le Corbusier. Tutto qua. Se non avessimo questo sarebbe finito tutto. A Fragola, le periferie di Napoli, Nola, Nocera, sarebbero posti meravigliosi. Invece diciamo che sono brutti. Ma perché sono brutti? Perché ci vive la gente? No, soffre, ama, vive, crea.
se vivessero in case di forma diversa. Tutto qua. E tutto è andato avanti fino agli anni 20, poi è finito tutto. Ma io sono sordo. Si parlava di Pino e di concetto formale. Attualmente è diventato concetto formale preservare i pini in città che distruggono un po' tutto perché sono messi in ambienti non idonei a contenere alberi così grandi. Secondo voi perché i cittadini sono così affezionati al pino? Affezionati. Al pino, perché si fa così tanta fatica a sostituire un pino che solleva un marciapiede o una strada? Finita la domanda. Prego. No? Perché una domanda. Certamente il problema è vivissimo e male affrontato. È vivissimo perché in tutte le città italiane. Quindi non è soltanto il problema di Roma che magari prende il primo titolo del telegiornale, no, ma in tutte le città italiane le alberature stradali sono realizzate in gran numero tra la fine dell'Ottocento e i primissimi decenni del Novecento, hanno raggiunto una età critica. Gli alberi invecchiano, gli alberi che invecchiano si ammalano in città che sono profondamente cambiate. Si ammalano più facilmente, gli alberi che si ammalano sono alberi instabili, gli alberi instabili possono cadere e fare un gran danno, no? E questo evidentemente preoccupa gli amministratori legittimamente, che però si occupano soltanto di metterli in sicurezza quando va bene, di fare l'indagine sulla stabilità e avere quindi un alibi per tagliarli, un alibi responsabile. Non so se un albero ad un'analisi specialistica risulta instabile, quindi può cadere da un momento all'altro per una tempesta, ma anche senza bisogno delle tempeste, e quando questo succede può fare danni anche gravi, cioè ogni tanto leggiamo di morti perché alberi cadono, e tutto questo, se da questo punto di vista è comprensibile, lo è anche e lo diventa e dovrebbe essere, l'attenzione dei cittadini dovrebbe essere ben indirizzata per quella cosa che dicevo all'inizio, perché adesso c'è una sensibilità, abbiamo raggiunto una sensibilità nelle città contemporanee, verso gli animali e verso gli alberi, che prima non avevamo. La crisi dell'antropocentrismo, lo specismo, come dicono quelli che la sanno meglio di me, no? Quindi il fatto di non considerarci al centro di tutto, ci porta in città dove non facciamo più figli ad essere, per esempio, l'attenzione verso gli animali domestici, no? Com'è cresciuta, come è diventata incerta. Io ho fatto ho fatto per 2 anni l'assessore a Palermo e mi dovevo occupare dei cani randaggi, che in molte città del sud sono un problema gigantesco, e dovevo confrontarmi con una sensibilità elevatissima verso questo problema, che toccava non la sicurezza, il cane che morde, ma l'affetto, no, dell'uomo verso quell'animale che lo rassicura, che gli dà, con i quali si crea un rapporto affettivo molto forte. E la stessa cosa sta succedendo per gli alberi. Gli alberi sono diventati il totem del rapporto tra l'uomo e la natura. Gli alberi in città, no? In città hanno assunto questo ruolo, per cui guai a tagliare l'albero, anche se l'indagine, il VTA, per chi queste cose le sa, i tecnici dicono: guarda che è un albero a rischio di caduta. Allora questo è un tema che deve essere affrontato, non può essere. La potatura non ne parliamo, poi la potatura è stata data nelle mani di incompetenti,
perché trovare un competente all'interno dei servizi giardini, come si chiamano i servizi al verde delle città, è diventato sempre più raro, perché non c'è la possibilità di assumere, non ci sono fondi per gestire, oppure vengono dati all'esterno con bandi che non premiano la qualità della prestazione ma soltanto curriculum, molto spesso costruiti, sappiamo come. Cioè, tutto questo sta portando a una criticità veramente, veramente forte. C'è bisogno, credo, appunto, di cittadini sono passato in pochi anni, quando ero assessore, per i primi 2 anni, quando sono stato assessore, il mio problema erano i nemici degli alberi, cioè quelli che l'albero sporca, l'albero solleva... sporca le macchine, solleva il manto stradale, porta le zanzare, tutta una serie di cose, in alcuni produce polline e quindi porca miseria, quindi le allergie, cioè problemi veri che poi una brava selvicoltura urbana, chiamiamolo così, può affrontare, perché non è detto che sollevino i marciapiedi, non è detto che siano piante che producono allergie e via dicendo. In tempi brevissimi sono passato, il partito dei nemici degli alberi è stato soppiantato dal partito degli alberisti, come vengono chiamati, i difensori ad oltranza, no? Anche di alberi che sono pericolosi, anche di alberi che possono fare grandi danni. I pini, io ho avuto una telefonata poco prima che iniziasse il nostro incontro di un'amica e collega di Roma, che per un incontro che dobbiamo fare sulle alberate, sulle antiche alberate, che mi chiedeva dove ero, gliel'ho spiegato e mi ha detto: ah, devi far avere il tuo libro all'amministratore del mio condominio che vuole tagliare i pini perché sono pericolosi e mettere gli oleandri. Ora, voglio dire, evidentemente c'è un problema se questo è quello che si pensa, pini che magari andrebbero levati, non so nulla di questa situazione. No? Ha raggiunto il secolo. Il problema di Roma è un problema serissimo, il problema di Roma, dei pini domestici di Roma, è un problema serissimo. Sono poco longevi. Hanno raggiunto l'età critica, l'età della senescenza. Poi sollevano il manto stradale. Però bisogna spiegarlo, bisogna farlo capire, bisogna avere dei progetti alternativi, non si può andare lì, tagliare e così abbiamo risolto il problema. Non è vero, ne abbiamo aperto, ne abbiamo creato un altro. La cittadinanza è legittimata. Non so se la risposta... È come la penso io. E come la penserei, perfetto. Se mi è permesso, mi piacerebbe chiudere con il concetto di bellezza, appunto, cioè nel campo della pittura, lei citava prima, no, il concetto del paesaggio, Giorgione eccetera. Oggi noto che per essere à la page, come si suol dire, bisogna capovolgere questo paradigma e puntare su altri comportamenti, soprattutto diciamo nelle ultime diciamo avventure dell'arte. Non pensa che stiamo degenerando, che l'arte sia, a proposito di bellezza, naufragando, dimenticando appunto questo concetto di bellezza che parte proprio dal paesaggio? Mi piacerebbe che lei chiudesse, che chiudessimo in armonia. Grazie. Per quanto riguarda i temi del paesaggio, sì. Io so che il paesaggio deve confrontarsi, per essere tale, deve confrontarsi con alcune verità assolute che sono quelle che usa anche l'ecologia, alcune parole chiave, l'equilibrio, l'armonia. No, il paesaggio non può non tenere conto di questo. Un paesaggio squilibrato è un paesaggio che ha breve vita ed è anche un paesaggio brutto, no? Ma questo è il tema del paesaggio in termini generali.
Poi rispetto ai temi dell'arte io ho il, lo dico, il massimo rispetto per l'autonomia dell'artista. E in questo momento, scusate se vi parlo ancora una volta di Palermo, ma forse può essere interessante, quest'anno a Palermo si svolge la Biennale d'Arte Internazionale che si chiama Manifesta. Due anni fa era, credo, a Losanna, due anni o a Ginevra, non ricordo più, ogni due anni in una città europea si svolge questa Biennale d'Arte Contemporanea. È molto importante, ne sentirete parlare a partire da metà giugno. Adesso se ne incomincia a parlare, da metà giugno a novembre Palermo sarà invasa da opere d'arte, da artisti, da installazioni provenienti da tutto il mondo, selezionati da questa fondazione Manifesta, e il tema è la biodiversità e il giardino planetario. Gilles Cleman viene evocato anche in questo brutto tema, però così, questo è il tema, non entriamo nel merito. E io mi trovo, mi sono trovato più volte nell'occasione come università di collaborare con artisti di tutto il mondo che vengono a Palermo, che vogliono sapere da me alcune storie, alcuni aspetti del paesaggio mediterraneo, le vogliono conoscere perché questo ispiri le loro opere. Io ho preso subito l'atteggiamento di non discutere, di non entrare nel merito. Non sta a me decidere se è bello o brutto. Io do la loro opera. Io do soltanto le indicazioni tecniche, dico sì, quell'albero lo puoi mettere, guarda che quell'albero non fa parte della storia di questa città. Do solo queste informazioni. Dopodiché la libertà dell'artista è massima sempre, se no saremmo ancora fermi, diciamo, ai paesaggisti dell'Ottocento, non avremmo mai avuto le bellezze dell'arte contemporanea, no? Se ci fosse stato qualcuno, saremmo ancora, come si chiamava, ai saloni di Parigi, dove gli impressionisti venivano, dovevano arrangiarsi da soli perché l'arte classica non pensava che il cubismo e poi eccetera fossero dei orribili arti da sconfiggere. Quindi non giudico, aspetto poi personalmente di dire mi piace o non mi piace, ma questo è un problema mio. Non... Comunque una cesura è avvenuta un giorno quando il deconstruttivismo si è imposto, e forse il Signore sta citando questo momento, cioè questa evoluzione che è andata avanti nel tempo e che ci deve porre in modo aperto di fronte alla creazione artistica, ha subito un giorno un'impennata di coda. E nulla da fare. Intorno agli anni 40, 50. Certo, ma non stava... E questa impennata ha impressionato coloro che nello studio, nell'amore per la storia dell'arte, avevano accumulato una percezione, una... I canoni si sono infatti, dopo migliaia d'anni di continuità, stai facendo riferimento a un periodo storico, gli anni 50, che è lo stesso periodo storico di quella rottura di cui abbiamo parlato prima, quindi è dell'edilizia o del rapporto dell'agricoltura tradizionale rispetto all'agricoltura chimica. 50 anni fa è cambiato il mondo, ci riporta questo al discorso di ieri che faceva Goldi, no? Il mondo sta cambiando ad una velocità sempre maggiore dagli anni 50, come dire, io non diciamo, io penso, faccio il mio mestiere, cioè sto attento alla complessità del mondo, alla necessità di dialogare con i saperi diversi, ma nel rispetto assoluto del sapere altrui. Che fare altrimenti? Non si può fare assolutamente nulla, però la sua inquietudine latente, è condiviso, certo. Che però non trova un linguaggio per esprimersi. È condiviso. Alla Biennale di Venezia ogni due anni ci si incontra. Ricordo quando eravamo bambini nel 64, andavamo a vedere siamo andati a vedere la Biennale di Venezia, c'era il padiglione cinese che mostrava immense
meravigliosi per noi che avevamo studiato disegno, immagini della steppa con i cavalieri che andavano all'assalto in queste loro bandiere. Dall'altra parte avevamo il padiglione danese. Che cosa c'era? Non so, non te lo ricordi? No, l'anno non lo ricordo. No. C'era un barattolo di sardine aperto e vicino in plastica una deiezione umana. Noi siamo rimasti raggelati, avevamo 14 anni o 16, non me lo ricordo. Eravamo raggelati. Ma professoressa, abbiamo chiamato la... Ma no, qua bisogna... E ci ha convinti che quella era... Ci ha convinti affatto, però ci ha spiegato che quello era il nuovo orizzonte della creatività. Vabbè. E noi guardavamo questi bellissimi destrieri che a migliaia si buttavano nelle steppe della Mongolia e dicevamo, ma guarda che bello che sei questo. E invece quella affare lì ci ha lasciato il play. Quindi io non voglio commentare... Sì, ma voglio dire... La perplessità è la stessa perplessità, l'abbiamo ancora, ma abbiamo imparato a, diciamo, a stare zitti, a guardare la merda d'artista di Manzoni, l'orinatoio chi era Duchamp, e tutte queste cose ci lasciavano e ci lasciano perplessi. Però, voglio dire, sono uno dei... Siamo costretti politicamente ad accettarlo. Sì, siamo... politicamente ad accettarlo, ci mancava il politicamente corretto, era vicino al politicamente... Io dico che siamo costretti a confrontarci con la diversità, felicemente costretti a confrontarci con la diversità. Felicemente. Scusate, ma se qualcuno non ci interrompe, qui andiamo avanti. Va bene.